insieme al pollo. Non le abbiamo le patate insieme al Porca pollo. miseria, è vero, c'hai ragione. Una mandria di pigment che mi segue, oh mio Dio, vai Alexander, massacrali tutti. Ma che massacro. Sono troppi, hanno troppa vita. Però questo c'ha un cappello da ranocchia interessante. Me la prendo con lui, giusto per il cappello. Let's play. Ciao a tutti squali pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 34esimo episodio. Sono in compagnia di Alexander. Ciao! E ragazzi, anche oggi, come avrete potuto notare dagli spezzoni all'inizio, avremo a che fare con dei mob. Cioè, non siamo più in modalità avventura, ma oggi siamo in modalità farming, giusto? Abbiamo fatto un Vediamo po'. se ci riusciamo. Abbiamo fatto un po' di esperimenti. Se ci riusciamo. Vogliamo creare, o iniziamo a creare, insomma, uno spawner di una farm di pigmen. Perché proprio la farm di pigmen? Cioè, anche questo, cioè, è un dubbio. Perché la. Ma tu li vuoi menare col bastone? No, no, io li meno Ah, con la con le banana. banane. Un'altra volta. Con la banana, vedete qua. No, ragazzi, questi sono pigmen della Fluxbird, cioè sono stati modificati. E praticamente hanno una media di 5-6K di vita l'uno. Però ci droppano un bel po' di roba, cioè un bel po' di brass, e ci droppano le reward bag. Quindi è roba utile, insomma, può essere utile sta farm. E il progetto, ve lo spiego un po' a parole, poi iniziamo a costruirlo, è distruggere quella nave dove ci sono due spawner di pigmen, che io a questo Per punto fortuna lascerei sono pacifici, finché non gli si dà fastidio. verso di te, ma verso di me già mi menano. Ma li hai picchiati. Vabbè, dovevo provare che morivano, scusami. Distruggeremo quella nave e sotto costruiamo una stanza in cui metterci dei fan alimentati dalla mod Cox of Machine. E dovremmo riuscire a canalizzare tutti questi mob verso un angolino. In quell'angolino poi li macelleremo come se non ci fosse un domani, ragazzi. Molto semplice. Io direi di cominciare. Che dici? Iniziamo. Iniziamo. A tra Abbiamo poco, ucciso due bei ragazzi. killer. Sì, tiriamo giù quella nave. No, aspetta, c'ho il waypoint lassù, quindi ti Ah, porto ottimo. io. Allora vai tu e io mi tipo su di te. Ok. E mentre il buon Preciso. Alexander costruisce, io intrattengo i miei pigmen. Sì, tu tienili a bada, che qua se no non si riesce a piazzare neanche un blocco. Allora ragazzi, che cosa vogliamo fare oggi? Lo so che sono un fan, che siete tutti i miei fan, ma non vi posso soddisfare tutti. Su dai, guarda, c'è quello lì con la Sto motosega. Non cadendo in acqua, non riesco più a mi salire. sembra tanto un fan questo con la motosega. Porca Ok. paletta. Che cosa vi posso vi racconto una barzelletta? E vi racconto, la storia di un ragazzo hip hop che venne ad aiutare un ragazzo col baffo. Posso raccontare quella storia? Ma che cazzo volete da me? Alexander, sbrigate! Dai, ho quasi fatto, mi manca solo più un lato. Allora, mi sono scocciato. Vi affronto uno per uno. Oh, cazzo, quello da 5.000, no? Ma perché proprio quello da 5.000? Non erano tutti con 200 di vita? Scusa, dove stanno quelli con 200 di vita? Porca miseria. Oh cazzo. Allora, siamo qui dopo che abbiamo costruito la nostra piattaforma. Io non ci vedo un cazzo. Ora Anch'io, però ho forse delle torce. Sì. No, Dici non servono le tue torce. di no? C'ho i miei vermetti. Sì, sono molto meglio i vermetti. Che cavolo, siamo andati ad ammazzare i druidi per avere sti vermi. Li dovremmo sfruttare. Ok, no, voi non mi piacete. Ah, sì, siete giusti. Molto più carino con i vermi, scusami, cioè, vuoi mettere? Ok, guarda, si muovono pure, che carini. Ok, basta. E 3, 3, 3, 3, 3, qui e qui ci mettiamo l'altro verme, benissimo. E qua dobbiamo fare abbiamo già fatto l'altra piattaforma, ragazzi, i due spawner sono ad una distanza di 5 blocchi l'uno con l'altro. Infatti, da uno spawner i mob cadevano ma non morivano. Però ora, in teoria, dovrebbe funzionare. In teoria. Chi Speriamo, l'abbiamo abbassato di due, vediamo se. va lassù? Sì, già, tra l'altro. Uno deve andare lassù.
Aspetta. Non stanno spawnando, quindi sì. Mi sa che avevi ragione tu, Amit. Siamo troppo lontani. Sì, dovremmo far... dovremmo costruire... Ma che fighi questi vermetti, guarda che cercano di scappare. Ma che carino. Penso che dovremmo costruire... Ho ancora qualche blocco, provo a fare un pillar. Vai, vai. Quanti ce n'hai? Aspetta, te ne do un po'. 14. Ma magari basta, basta che ci avviciniamo. Non credo che serva andarci proprio sotto. Sì, a parte che qua ci stanno gli altri blocchi, ce ne stanno un'infinità. Ok, sto salendo. Speriamo che muoiano. Io mi preparo a massacrare. Ok, lo spawner ha iniziato a fare fiamme. Ok, quindi in teoria li genera. Tra poco. Prova del 9. E spawna qualcosa. Spawner di merda. Comunque io direi di fare una casetta che sale praticamente da qui, da dove stanno ste scale. E che, eccoli. Eccoli, sono morti. Più o meno. Ok, ora sì. Probabilmente no. Quello era uno di quelli con 6.000 punti feriti. Può essere. Ah, non ho visto, sono un pirla, potevo vedere. Allora, aspetta, facciamoli scendere di nuovo e vediamo quali non muoiono. Ma tu dici che è troppo difficile. Cazzo, non è morto nessuno. Quelli da 6.600, però rimangono con 200. Sì, un colpetto di spada e la risolvi. Sì, sì. Allora direi che ci organizziamo bene per fare... la... Attento che ne arriva un'altra infornata. Ok. Puoi scendere da lì, eh. Se anche... volessi farmare. No, basta. Vabbè, allora butto giù sta torre. Ecco, butto giù quella torre e scendi da lì. Perché non mi va di ammazzare continuamente pigmen. Almeno per il momento dobbiamo... Voglio finire di... Eccoli. Però dai, una parte muore. Se hanno più di 6.600 di vita, più di 6.400, ce la fanno, se no muoiono. Quindi sono molto pochi. Perché ce n'è uno lì sopra? Ah, non abbiamo messo la fence. La fence, come da là? Ah. Ok, allora dobbiamo preparare tutti i fan qui intorno e dobbiamo mettere una casetta lì in mezzo per farli spawnare. Abbiamo deciso di scendere. Oh, cazzo, cazzo, merda, merda, porca paletta. Che cazzo volete tutti da me? Vi volevo ammazzare, sì, però voi non dovete saperlo. Ok. Sono sopravvissuto con 49 di vita. 49. Ottimo, direi. Ci sono pezzi di pigmen che galleggiano. Ok, praticamente è abbiamo... troll di montagna, per fortuna anche lui galleggia. Sì. Viene a romperci le scatole, perché quello è pericoloso. No, non viene. Lo facciamo scendere da su. Allora, abbiamo... cioè, abbiamo creato un'altra barca. Cazzo, viene, viene, viene. Io me ne vado. Io vado su a farteli spawnare. Controlla se muoiono. Ok. Comunque sta casetta in montagna è diventata figa, dai. Sembra proprio figa. Dovremmo fare dei pilastri per farla sembrare, okay, più veritiera. Morti. Sono morti? Sì, hanno droppato un sacco di nugget. Ottimo. Di oro, ottimo. Ok, quindi ora non ci rimane che fare dei fan con ovviamente gli hopper per poter raccogliere automaticamente la roba. Vaffanculo gli hopper, no. Lascia stare gli hopper. Ci vorrà... ci vorrà... Occhio che c'è qualcuno che ti segue da dietro. Chi è che mi segue? No, non c'è... Ah, c'era il troll. Troll di montagna. Troll di montagna. Però, se ora facciamo andare questa farm in grande quantità, potremmo droppare dello steel. Con lo steel... il troll, eh. Ok, io non ti salvo perché c'ho 70 di vita. Lo so. Ah, non fa niente, allora vengo a picchiarlo pure io. Non reagisce. Stupido troll. Questo ha visto il maciullamento che stiamo facendo di... Mi ha droppato un native platinum. Buono. Devi farti droppare dello steel, perché così facciamo gli hopper e la rendiamo completamente automatica sta cosa. Comunque, in ogni caso, ragazzi, abbiamo creato questa farm di pigmen. Quanti blocchi è alta? Vogliamo contarli? Oh, cazzo! Cazzo, arrivano i pigmen! Arrivano i pigmen! Questi sono vivi? Questi... perché giusto, sono quelli che sono spawnati. Ok. Prima. Ok, sì, ma tanto sono tutti con pochissima vita. Conto un attimo i blocchi, ragazzi. No, non è abbastanza. Vabbè, mi metto in creative e non mi bestemmiate. Allora, sono... è alta... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21,
21 più 2, 23. Quindi 23 blocchi per far morire un pigman da 7k di vita. Beh, non è male, potremmo far morire i giganti della Twilight. No, però quelli ce ne hanno 20.000. Peccato che non c'è un sistema per portarsi dietro gli spawner, perché sarebbe molto comodo anche per tutti gli altri mob. Però se li enchantassimo... Cioè, se enchantassimo un piccone con Silk Touch... Mi sembra che l'hanno disattivata pure. Maledetti. In ogni caso, abbiamo creato questo bello spawn, questa bella farm di pigmen, dove in pratica uno deve star su e automaticamente raccoglie materiali, cioè potete stare qui le ore, e dobbiamo solo abbellirla, quindi mi metterò io nei prossimi video ad abbellirla, e poi abbiamo bisogno degli hopper, ragazzi, cioè... Non c'è sto... Ah, però ho un bel po' di bag, apriamole, dai, visto che stiamo a fine video. Non sia mai che ti trovi un hopper. Magari. Cioè, dovrei essere veramente sculato. Allora. Ok, non era il pigman che sta venendo da me. Minchia, quanti gold nugget. Dovremmo trovare cosa farci con tutti questi gold nugget. Tu sai cosa farci? Dei lingotti. E usarli per qualcos'altro. Non so, c'erano delle quest che chiedevano dell'oro, ma... Sì. Ok, prima così roba, ce l'abbiamo. Roba da poco. Però sarebbe stato bello poterli trasformare nella terrafirma craft e farci le pile di oro infinite. Vabbè. Allora, qui che ci trovo? Un pesce e tre limoni. Beh, abbiamo da mangiare. Sì, ma non devo stare in creative. Strawberry, sugarcane e banana. Io sto ancora in creative. Ok. Una stone axe e dell'amber delle fence. Merda. Vabbè. Niente di marble, dirt e marble, ok, string e spider eye, rotten flesh, native silver nugget, questo è utile, oak sapling e legna, strawberry e banane, e inizia a non avere più spazio nell'inventario. Vabbè, quello che droppi tu lo prendo io. Ok, quindi per il momento, ragazzi, ci abbiamo trovato merda, però rimanendo qui qualche ora probabilmente avremo così tante bag da poter, insomma... farci qualcosa di interessante. Detto questo, io ringrazio Alexander per avermi aiutato anche in questo episodio. Lasciate un like, commentate, condividete. Se siete arrivati a vedere, guardate che carino Alexander che sei, troppo figo. Se siete arrivati fino a questa parte del video, scrivete nei commenti hashtag maledetti B, con la B e basta. Ok, non voglio che riempite di parolacce il mio canale. Quindi, maledetti B, ovviamente riferito a sti quattro imbecilli che ci hanno fatto penare. E ora muoiono, ora muoiono, ora muoiono, quanto sono contento. Ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Grazie a tutti per la visione. Ciao a tutti. Ciao ciao.